fare questo salto, appunto, di mettermi in proprio, è successa una cosa straordinaria, nel senso che io adesso abitualmente faccio almeno 3 giorni a settimana in cui lavoro fino alle 3 di notte. Il weekend non ho mai più fatto un weekend libero da quando faccio l'imprenditore, ma lo faccio. Cioè, sono assolutamente felice e contento di poterlo fare perché è proprio un modo diverso di affrontare le cose. Quindi io penso che chi come voi magari può avere un'aspirazione o un sogno di poter seguire un proprio progetto, vedrà se lo metterà in atto che non è veramente completamente un paradigma opposto rispetto a quello di un lavoro dipendente. Per me adesso il fatto di lavorare tanto, di essere dedicato al 100% e anche lavorativamente il più tempo possibile su questo progetto è qualcosa che non pesa assolutamente perché è un privilegio ad oggi per me poter fare tutti i giorni quello che è ciò che ho bene o male ho sempre sognato e che sogno ogni giorno. Quindi al di là delle soddisfazioni economiche che poi per servono e sono ovviamente importanti, al di là delle soddisfazioni personali, quindi anche la vanità di poter raggiungere un certo tipo di risultato, ma la cosa straordinaria secondo me di ogni progetto imprenditoriale anche quando è in un momento di difficoltà, è quello di poter fare realmente ogni giorno un lavoro per se stessi, per raggiungere degli obiettivi che sono direttamente soddisfazioni proprie.